Sullo sfondo si capisce che Piazza Duomo, c'è la fiancata del Duomo. Uno dei manifesti ci ha permesso di individuare la data, cioè 1919. Questa è la figura della Piccinina, della quale abbiamo sentito raccontare. Qui accompagnata probabilmente non so, da una sua padrona, o forse per chi ha lavorato. Questa è una poesia in dialetto dedicata alla Piscina, in un volumetto dove ci sono varie figure di, non solo di donne, di bambine, ma comunque di personaggi milanesi d'epoca. Questa bella foto invece è la Ersilia Marino con i tre figli. In mezzo la più piccola Mariuccia, che è morta di differita a 10 anni. A destra c'è la Carlotta, che anche Carlotta morirà circa 15 anni, mentre il figlio Edoardo diventa un notissimo avvocato milanese che ha moltissimo aiutato poi la sua madre, naturalmente anche nelle questioni attorno alla fondazione Mariuccia. Questa è la piccola Mariuccia Maino, quel bellissimo disegno con il rametto d'ulivo e con la foto, che poi è servito a creare questo monogramma, che oggi lo si chiamerebbe logo, il vero logo ancora oggi dell'asilo Mariuccia, che funziona ancora oggi, esistente. Questa è una foto di gruppo, una delle pochissime, probabilmente subito dopo l'inizio dell'attività dell'asilo Mariuccia. In mezzo sulla sedia c'è quel disegno che è ricavato dalla fotografia della bambina. L'asilo Mariuccia era qui a Iomelli, a Milano, il primo asilo. Oggi è in un'altra sede. Anna Neidri, la poetessa, con Ersilia Maino erano molto amiche, e Anna Neidri era molto attiva per lunghi anni nell'unione femminile. E questo probabilmente è uno dei primi manifesti, perché nel 1899 della Costituzione dell'Unione Femminile, anche questa aveva una sede diversa, come via San Tommaso. Un mensile che è edito dall'Unione Femminile, e nella biblioteca dell'Unione Femminile si può ancora consultare. Credo che sia stato pubblicato per i primi 5 anni ininterrottamente, e di una modernità incredibile, bellissimi argomenti trattati. Veramente sorprende la modernità, che se pensiamo che di 110 anni fa e si chiamava nel centro con le sue collaboratrici. Un interessantissimo documento, guardate la data, credo che nel 1903, 1903. Non credo bene, cos'è? 3? No, 1903. Un opuscolo sul tipo questionario, con domande rivolte a varissimi personaggi di vista, uomini e donne, e poi sono stati raccolti